Benvenuti sul red carpet della terza stagione di Babylon Berlin. Alla fine della seconda stagione abbiamo lasciato il detective Gideon Rath tra nuovi incarichi e vecchi demoni da combattere. Con lui c'è la neopromossa assistente di polizia Charlotte Ritter, si è guadagnata i gradi sul campo. La sua domanda è stata accolta. Ora grandi responsabilità, speriamo non perda quell'eccentricità che l'ha resa uno dei personaggi più amati dal pubblico. I due dovranno affrontare una nuova indagine che ci porterà nel dietro le quinte del cinema della fine degli anni 20, una galassia scintillante ma con delle zone d'ombra come il mondo criminale. Oh, mi scusi. Scusi lei. Scusi tanto. Inoltre le tensioni sociali a Berlino non sembrano placarsi, tanto che alcuni dei personaggi che abbiamo conosciuto nelle prime due stagioni verranno letteralmente travolti dagli eventi storici di quegli anni. Ma è arrivato il momento di parlare con i protagonisti di Babylon Berlin. Su, dica. Prego. Nell'ultima stagione lei ha sofferto molto. È quasi morta. I demoni di Gareon sono ancora nei paraggi. Non se ne andranno facilmente. Questo è un caso completamente nuovo e dovranno lavorare insieme per risolverlo. Charlotte, la faccia finita. Lei è un assistente di polizia, con o senza abilitazione. Non lavora più al Mocha FT. È un po' più seria. E io ho bisogno del suo brillante intuito. Vieni con me. Ora è entrata in polizia, frequenta l'accademia, ma il suo spirito è intatto. Dove andiamo? Al cinematografo. Per lei sarà dura, anche questa volta. Sarà un viaggio completamente diverso. 89:15 seconda. Azione! Ma ci saranno anche personaggi nuovi ed emozionanti. Il nome del personaggio è Weintraub. È come un fratello per il personaggio cattivo principale, Edgar, l'armeno. Bentornato a casa. Siamo i boss del mondo sommerso e abbiamo un nuovo progetto, produrre il primo film sonoro. Parte della storia si svolge allo studio Babelsberg, dove stanno girando un film. Ma sta indagando la squadra omicidi! È una catastrofe! Il problema è che il film subisce un sabotaggio. Per te è una catastrofe. Perché hai buttato i nostri soldi. Alla fine della seconda stagione scoprivamo che Greta era stata usata dai nazionalsocialisti. Ora la domanda è, chi cercherà di manipolarla per accusare altre persone? Io non credo che il questore Wendt abbia intenzione di perseguire i veri colpevoli. Bisognerebbe trovare un modo per parlare con la Overbeck. Solo così arriveremo ai mandanti. C'è anche una crisi finanziaria di portata globale. L'intento di Babylon Berlin è realizzare un ritratto della città in una determinata epoca. Ovviamente c'è un giallo, ma partiamo dall'ottobre del 29 per raccontare anche il crollo della borsa. Abbiamo assegnato a questo episodio un ruolo portante. Potrebbe essere una delle ragioni per cui tutto è crollato poco dopo. Questo disastro è accaduto in un momento difficile e molte persone hanno vissuto un incubo sociale. Riconoscere i segni dei tempi è una delle virtù dei forti, signor Zurgibel. Penso che parte del successo di Babylon Berlin stia nel poter ritrovare alcuni fatti dei giorni nostri. È molto forte. Si fidi di me, signora. Sicuramente raccontiamo Berlino, ma anche l'incertezza del nostro tempo. Ci sono delle similitudini. Ovviamente tutti sanno come andrà a finire. Ma è come il Titanic. Sai che c'è un iceberg in arrivo, ma speri sempre che non colpisca la nave. La verità però non può prestarsi a interpretazioni. La verità è sempre univoca.